non potrò mai accettare quello che lui ha fatto, mai. Non sono io che devo perdonare, ma sono le persone a cui ha fatto del male. Sento il dovere di restituire qualcosa, cioè di fare qualcosa. Salve, prego, venite. Questa casa l'hanno fatto costruire i miei genitori per passarci la vecchiaia. E dal 2015, quando sono tornata dal Marocco, ci abito io. Mi chiamo Valeria Collina e sono la madre di Youssef Zarba, un ragazzo che allora aveva 22 anni. Italo-marocchino, e che è stato l'autore con altri due uomini dell'attentato terroristico di London Bridge nel 2017. Mi arrabbio moltissimo quando mi dicono: ah, ma tu sei diventata musulmana perché ti sei innamorata di tuo marito. Mai dire a una donna convertita questo, ma almeno non a me. Mi avevano chiesto di fare uno spettacolo per ragazzi sulla cosiddetta integrazione. E quindi avevo chiesto alla mia amica regista di lavorare con me. Decidemmo di andare l'ultimo dell'anno a una festa multietnica organizzata dal comune e lì andavamo per tentativo, cioè chi aveva la capacità e la voglia di raccontare la vita dei bambini di paesi altri. E lì ho conosciuto appunto mio marito, che è un marocchino, che era disposto a dirmi, a cantarmi le ninne nanne, a raccontarmi che giochi facevano, come ci si incontrava, dove si giocava, che giochi si faceva. E poi è passato dalla condizione di informatore culturale a quella di marito. No, mi sono innamorata di questa gente del Marocco, di questa religiosità profonda della gente del Marocco. Io ho fatto delle cose molto diverse nella mia vita, cioè sono passata dal femminismo che avevo praticato, dal fare teatro, ad essere una donna musulmana integralista e poi tornare o ridiventare un'altra cosa. L'Islam a cui aveva aderito mio figlio prevedeva un aspetto che io non avevo mai voluto prendere in considerazione, che era quello dell'impegno anche violento, anche guerriero sulla via di Dio, che era poi la propaganda che in quegli anni, dal 2014, lo Stato islamico faceva, avvelenando attraverso il web una marea, penso, di giovani. La prima, diciamo, uscita pubblica mi è stata richiesta, è stato questo libro che ho scritto per la Rizzoli. Ti erano passati pochi giorni addirittura dall'attentato. Cioè, anche se non ho capito bene quanto io ci possa entrare in quello che Youssef ha fatto, una responsabilità me la sento, quindi sento il dovere di restituire qualcosa, cioè di fare qualcosa. Per cui tutte le volte che qualcuno mi chiede di fare interviste, eccetera, anche se soffro, chiaramente, lo faccio perché penso che sia dovuto, insomma. E da qui è partita la richiesta che io scrivessi una mia biografia. In quel momento mi interessava dare una visione diversa, realistica dell'Islam, che io venivo da una famiglia, vabbè, di tradizione cattolica, perché si era cattolici in Italia per forza, no? Ma non praticanti. Quindi non avevo mai vissuto neanche la chiesa. Poi invece dopo questo, diciamo, innamoramento delle donne colorate del Marocco, allora non di mio marito, delle donne colorate religiose di una religione molto sorridente. Mi colpì moltissimo questa religiosità profondissima, semplice ma profonda, che riusciva a colorare tutto il quotidiano. Chi conosce gli arabi sa che sempre ci sono delle frasi che si dicono nelle occasioni più strane: si esce di casa, ci si veste, c'è una disgrazia, una cosa bella. C'è sempre una frase, una diversa dall'altra, che contiene il nome di Dio, no? Nel sentimento della persona c'era questa consapevolezza di una presenza, di un'immanenza di Dio che bisogna ringraziare, a cui bisogna chiedere, che poi dà. Nell'estate del 2015 lui ha deciso di andare a Londra, dove c'erano degli amici del padre, e lì si è trovato benissimo, ha lavorato per un mese, aveva trovato amici, un posto dove dormire, ma a gennaio era tornato qui. E poi c'è stata questa cosa, la prima avvisaglia, cioè il suo tentativo di partire per la Siria, 2015, quindi piena espansione dell'ISIS. L'hanno fermato all'aeroporto con un biglietto di sola andata per Istanbul.
e la polizia mi ha telefonato dicendo: lei sa che suo figlio sta partendo per Istanbul? Io ho detto no, eravamo scesi insieme, lui doveva andare a Roma a trovare un amico per qualche giorno, poi evidentemente invece di andare in stazione è andato in aeroporto. Rispetto al suo tentativo di partire, l'ho considerato un colpo di testa. Le madri in genere sono le persone meno adatte a capire se i figli dicono o meno la verità. Io nella mia testa non ce l'ho l'immagine di lui che uccide, non ho la capacità di produrmi da sola. Lui che con un coltello da cucina colpisce delle persone. Non posso permettermi, di fronte a delle persone che sono state uccise, di non saperlo. Sono venuti dicendo che avevano tutte le immagini, tutto quello che era stato ripreso dalle telecamere, era stato accorpato ed era disponibile. E io ero lì, pronta a vedere, ma questo poliziotto londinese mi disse che era meglio che io non vedessi, e io gli ho dato retta perché quindi mi fidavo di lui. E poi invece dopo mi sono pentita e mi sento in colpa. Non ho mai pensato che lui potesse fare una scelta di quel tipo. Cioè mi rendevo conto che l'Islam a cui aveva aderito era radicale, quello senz'altro. Cioè radicalizzazione non vuol dire uso della violenza, cioè il passaggio dalla radicalizzazione alla violenza non è automatico, cioè è un grande salto che per fortuna pochissime persone fanno e non pensavo che fosse lui a volerlo fare e a farlo. L'attentato di London Bridge è stato il 3 giugno del 2017. Io ero qui con una mia amica e abbiamo saputo quasi subito dell'attentato, però naturalmente nessun pensiero rispetto al fatto che potesse esserci anche lui, anzi. Quando dopo un giorno mio marito mi telefona dicendo che non riusciva a contattare Youssef, decidiamo di contattare gli amici vanno a casa, non lo trovano, vanno al lavoro, non lo trovano. A questo punto a me viene il sospetto, non che lui sia uno degli attentatori, avevano mostrato la foto solamente di due dei tre. Uno di questi amici che contattiamo per sapere se riescono a trovarlo dice che ha visto Yusuf insieme a uno dei due attentatori. E io a quel punto temo che Yusuf si sia spaventato del fatto di essere in contatto con questo attentatore. Ecco, io pensavo che lui stupidamente stesse scappando, si stesse nascondendo. Non mi è mai passato per la testa che fosse il terzo. Mia figlia mi telefona dicendo che lei sta venendo con questo funzionario della Digos che avevo già conosciuto e lui mi ha detto a quel punto: signora, mi dispiace, ma suo figlio è morto. E solamente in quel momento lì io ho saputo che era lui il terzo attentatore, perché non l'avrei mai immaginato. Cioè, non potrò mai accettare quello che lui ha fatto. Mai. Per un periodo ho anche voluto tenermelo lontano, quello che era rimasto di lui, il suo corpo. Non sono andata al suo funerale e solamente 2 anni fa sono andata alla sua tomba. Non sono io che devo perdonare, ma sono le persone a cui ha fatto del male, sia troncando la loro vita che alle famiglie, dando questo dolore. Una donna, Elizabeth, che era madre di un ferito, non di una persona uccisa, avrebbe voluto in qualche modo incontrarmi. E poi invece il giorno dopo lei, Elizabeth, disse che non se la sentiva più, cioè non le andava di esporsi, cioè di fare una cosa così. E che comunque mi mandava un messaggio che diceva: non sentirti responsabile di quello che ha fatto tuo figlio. C'è una sorta di pudore che mi impedisce io di andare a contattare queste persone. Cioè, se loro volessero fare qualsiasi cosa con me, qualsiasi cosa, l'accetterei, però io non posso andare, lo considererei come un'ulteriore violenza, impormi in questo. Se potessi chiedere qualcosa a mio figlio adesso, gli chiederei di affrontare lo studio dell'Islam in un modo storico-critico. Vorrei che si rendesse conto che quello che lui ha creduto fosse un Islam originario, di fatto è una costruzione storica, e
la consapevolezza che penso che ci possa essere anche in un buon musulmano, del fatto che una religione naturalmente nel tempo cambia. Non è stato immediatamente dopo la morte di Yusuf che mi sono allontanata dal credere, non dall'Islam, proprio dal credere. Infatti per molto tempo e anche adesso mi chiedo, comincio a capire come ho potuto non credere, credere e di nuovo non credere. La religione contiene tutto. Io non ho mai trovato il Corano come un testo violento, le mie domande erano altre. È lo sguardo di chi cerca, di chi legge nel caso del Corano, che è violento, o spirituale, o misericordioso. La religione si deve occupare di tutto. La violenza non è nella religione, la violenza è nell'uomo, cioè è un dato antropologico. Quindi la religione deve occuparsi anche di questo. Contiene la violenza nel doppio senso, nel doppio significato. La contiene nel senso che ce l'ha dentro, ma la contiene anche nel senso che le fa argine.